Sì, Federica quindi si interessa soprattutto di sociale per la professione che fa, è un'esperta e dopo lei vi spiegherà meglio le cose che intendiamo fare per il sociale. Grazie Federica. Maura Benelli non è marchigiana, vive in località Fratte, sa bene, ha toccato con mano quali sono i problemi della periferia di Montefano. Vedete, amministrare bene un paese non vuol dire solo cemento. Un paese non può essere abbandonato. Un paese ha bisogno di essere supportato in tutti i settori. Si deve fare, certamente. Si devono fare le strade. La politica del fare va bene, ma non solo l'apparenza, perché l'apparenza a volte poi, quando si fanno delle opere pubbliche, dopo qualche anno bisogna ritornarci sopra e rifarle, trovo che non sia assolutamente pagante. Maura quindi vive a località Fratte, sa i problemi della periferia e dopo parlerà per esporvi quello che lei ha toccato con mano. Grazie Maura. Serafina Pollice è una ragazza meravigliosa, fa volontariato presso la casa di riposo, è in mobilità e lavorava alla Best, altro problema di cui parleremo dopo vi parlerò io. Grazie. Liliana è stata, la conoscete tutti, Liliana deve avere un particolare applauso. Liliana è una donna di esperienza, io la amo moltissimo, ho insistito perché lei entrasse in lista con noi anche a costo di qualche mal di pancia che può aver causato nel popolo della sinistra, proprio nel rispetto, che la politica ormai oggi è compromesso, nel rispetto di quelle larghe intese che sono utili per poter ottenere qualcosa. Quindi grazie Liliana, non c'è bisogno di presentazione. Luca Longo. Luca, scusate, Filipponi. Scusate un attimo perché... Allora, Luca è montefanese, e ha studiato in Svizzera, si è laureato in architettura e quindi ha molto a cuore tutte le tematiche che riguardano la ristrutturazione urbana. Questo è un ragazzo che è proiettato sul futuro, è un ragazzo che va al di là dei confini del mondo, perché per la sua preparazione, abituato a studiare all'estero, ha una visione della piccola realtà di paese, piccola realtà di città, ma i confini del mondo. Quindi io sono molto contenta che lui faccia parte della nostra squadra, perché è un professionista che sicuramente sarà prezioso per fare quel restauro urbano, tutto quello che avremo in mente per migliorare Montefano. Grazie Luca. Di fatto vi devo confessare una cosa, io avevo curriculum qua, che loro potevo dire tante cose, però ormai, siccome sono senza occhiali e non vedo più l'ordine di queste cose, quindi vi dovete accontentare della presentazione che faccio. Mi puoi mettere? Sì, lo so, ma ormai sono impicciata con le mani. Allora, Paolo è laureato in scienze politiche, scienze del servizio sociale, quindi potete capire che anche lui è preparatissimo. E lui ha una specificità per tutto quello che riguarda il sociale, ma in particolare l'aiuto ai genitori nei periodi particolari della vita, dell'adolescenza, di come gestire i propri figli e quindi il disagio giovanile, che è una piaga che bisogna, non, come vi dicevo, c'è bisogno di tante cose in un'amministrazione comunale, non si può chiudere gli occhi e far finta di non vedere. Anche a Montefano c'è molto disagio giovanile e quindi bisogna correre ai ripari. Dopo vi parlerà in particolare di quello che lui fa e di quello che intende fare. Grazie Paolo. Massimo Sparapani, lo conoscete, anche lui montefanese.
prezioso perché lui è laureato in perito agrario e quindi quando si parla oggi di miglioramento del contesto urbano non si può non pensare a qualcuno che è specialista del suo settore. E anzi, lui poi ci proporrà delle cose che saranno molto utili per la comunità. Grazie Mass. Paolo Bonacci, lo conoscete tutti, l'ho corteggiato moltissimo per fare parte della squadra, sono contenta, ha già fatto parte dell'amministrazione, lui si interessa di riciclaggio di materie plastiche, lo sapete, e ha già un'esperienza e quindi per me è un grosso appoggio questo. Grazie Paolo, poi vi dirà qualcosa che interesserà moltissimo. Calongo, ingegnere, lavoro a Castelfidardo, Montefanese, oggi sì, mi ha fatto conoscere uno stupendo bambino e come vedete anche lui con tanto di laurea, non improvvisazione ma certezze di preparazione, perché si vive in un'epoca in cui c'è la certezza, non dell'abbandono allo studio di chi non riesce a finire l'università e quindi si butta in politica per cercare di fare qualcosa. Ce ne sono tanti ormai, sia nella politica nazionale che nella politica locale, di persone che quando non sanno che fare si buttano in politica sperando poi di ottenere qualcosa. No, qui ci sono certezze di persone competenti, persone laureate, quindi lui si interesserà poi di altre tematiche, anche lui vi parlerà, grazie. Fabio è inutile una presentazione, esperto. Ha già fatto parte della vita politica di Montefano, credo che abbia apportato un grosso valore a tutta la comunità montefanese e quindi io mi affido molto a lui per tante cose. Grazie Fabio. Sandro Caporaletti, montefanese, lo conoscete. E sono molto contento che abbia deciso di far parte della nostra squadra, nonostante che nell'azienda dove lavora ci sia un'altra persona che fa parte della squadra avversaria, ma siamo in democrazia e quindi è giusto anche rispettare queste cose. Io sono contenta perché Sandro ha le idee molto chiare per quello che riguarda la politica, soprattutto per quello che riguarda la correttezza, la trasparenza, l'onestà, il non inciucio e il non offendere. Grazie Sandro. È vero, c'è l'area vasta, sono informata, ho parlato anche con dei dirigenti, ma l'area vasta che prevede l'unione di ospedali, infatti quello di Recanati non ci sarà più, a secondo delle varie specializzazioni per le varie patologie, deve essere fornita però da un autobus che porta la popolazione lì, perché questo è fare qualcosa per la popolazione. Non posso io pensare che se ho un problema cardiaco e devo andare a Civitanova e non ho l'autobus, quindi il potenziamento del servizio degli autobus, non per una storia, non per un'idea strana, ma per una urgenza, una necessità della popolazione. Allora, io non vi farò una lista di cose che vi possono anche annoiare e poi alla fine uscite di qui non ve ne ricordate più. Io vi chiedo di fare un piccolo esercizio insieme a me. Chiudete gli occhi, cercate, non siate più al Teatro La Rondinella, siate a casa vostra, nella stanza che più preferite, sulla poltrona che vi fa stare più comodi. Adesso io vi dirò delle cose e voi eliminate tutto quello che io che vi dico. Allora, siete a casa, la vostra casa è confortevole, eliminate l'acqua potabile, perché alcuni di noi, anzi molti di noi, non ce l'hanno. Noi viviamo con i pozzi e con a pozzi dobbiamo mettere i depuratori, dobbiamo mettere i filtri, dobbiamo comprare i sali ed è un costo elevato alla fine dell'anno. Adesso avete tolto l'acqua, togliete le fogne. Noi non ce le abbiamo, nessuno di noi ha le fogne. Adesso togliete l'illuminazione pubblica, uscite fuori di casa, in centro uscite e vedete un chiarore, potete camminare la notte. Da noi non è così, noi stiamo totalmente al buio.
Questo programma, diciamo che è rivolto principalmente all'agricoltura, all'ambiente e a dei miglioramenti agroambientali che secondo me sono necessari per il nostro territorio e per la nostra sicurezza. Iniziando dal discorso prettamente agricolo, diciamo che intendendo l'agricoltura come una nuova agricoltura, con il coinvolgimento diretto delle aziende agricole presenti appunto nel nostro territorio, maggior parte diciamo aziende agricole molto piccole e quindi soggette diciamo ad avere molto più problemi rispetto alle aziende grandi, cioè oggi nel mercato le aziende grandi diventano più grandi e le aziende piccole sono costrette a chiudere e a scomparire. E proprio per questo e tenendo conto di questo discorso qui, noi vorremmo invece aiutare le aziende piccole e le aziende piccole del nostro territorio. Buonasera a tutti. La lista civica Adesso Montefano Unito ha come obiettivo la tutela e la promozione dei diritti di ogni singolo cittadino, fornendo risposte concrete alle reali esigenze dei singoli. Nessuno, soprattutto in una piccola comunità come la nostra, dovrebbe mai sentirsi solo o abbandonato dalle istituzioni. Crediamo fortemente che la prima unità di misura di un comune virtuoso, al di là dei bilanci, sia la felicità dei cittadini, cioè quanto i cittadini sentono l'amministrazione al loro servizio, a loro vicina. Cito l'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Riteniamo inoltre che sia di fondamentale importanza accedere a tutti i fondi economici previsti dalla Regione e dalla Provincia per il sostegno alla disabilità ed alle persone non autosufficienti, ultra 65enni, per distribuirli alla popolazione sotto forma di sussidi economici o di servizi. In particolare esistono due fondi regionali, il fondo per interventi in favore delle persone in situazioni di disabilità ed il fondo regionale per le non autosufficienze, che riguarda anziani ultra 65enni non autosufficienti, invalidi al 100%. Questo fondo fornisce assegni di cura per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali senza aiuti esterni o con assistente domiciliare privato. Riteniamo anche importante il potenziamento e la formazione della rete di volontariato a sostegno delle situazioni di criticità che possano coadiuvare il lavoro di operatori e famiglie, prestando il loro servizio anche a domicilio. In ultimo, riteniamo importante il potenziamento dello sportello per il sociale attraverso una maggior presenza di personale qualificato che possa fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi. Concludendo, vorrei sottolineare che tutti noi siamo motivati e volenterosi di metterci al servizio del Paese, fornendo la nostra competenza tecnica e professionale, ma soprattutto la nostra umanità. Concludendo appunto, noi crediamo che in una congiuntura economica sociale come quella che stiamo vivendo ormai da qualche anno, che espone a rischi maggiori le fasce più deboli della popolazione, mettendo altresì a dura prova il sistema tradizionale di supporto sociale di ciascun individuo, rappresentato fino ad oggi dalla famiglia d'origine. Questo credo che imponga una seria riflessione ad ogni amministrazione di ordine e grado, tanto più a quegli enti locali più vicini alla popolazione e che di essa si interessano in base al principio della sussidiarietà verticale, previsto dalla Costituzione nella sua seconda parte, ovvero i comuni. Riflessione che, troppo spesso negli ultimi anni, è stata guidata tanto a livello nazionale quanto locale soltanto dalla ratio del taglio della spesa, o come viene oggi chiamata con il termine anglosassone spend review. Noi vorremmo, nel nostro programma, tenere in considerazione le reali restrizioni che impongono il capitolo spesa, ineludibili peraltro, ma allo stesso tempo offrire servizi indispensabili alla popolazione, tanto più perché sanciti a livello internazionale con i diritti inalienabili dell'uomo, dove all'articolo 22 viene previsto in maniera inequivocabile il servizio alla persona.